Zicifra, salve a tutti ragazzi, qui Blur. Faccio un intro veramente veloce così almeno la gente non si lamenta che le faccio troppo lunghe. Semplicemente vi dico che era da almeno un anno che la gente mi chiedeva di portare almeno Ron sul canale. Io oggi vi ho portato sia Ron che Velox. Ed ovviamente come fanboy, soprattutto di Ron, sono tipo troppo felice di averlo portato. Quindi quello che vi chiedo è che, visto che questo canale fa veramente poche collaborazioni, quando le facciamo? Proviamo ad arrivare a tantissimi mi piace. Quindi lasciatelo da subito, ricordando ovviamente che da cellulare come sempre non prendi il mi piace a volte YouTube, quindi controllate bene di lasciarlo. Arriviamo a 2000 mi piace, ve li riporto tutte e due, sia Ron che Velox, ma soprattutto così da far continuare questo canale a fare delle piccole collaborazioni. Divertitevi, anche perché nel video ci sono degli sputtanamenti che valgono all'incirca 800.000 iscritti. Eccoci qui ragazzi, siamo passati come potete vedere su Raid. Come credo tutti abbiate visto, non ho più scelto studio perché veramente mi ha fatto solo bestemmiare. Andiamo su Raid, che so che è un po' overused, però sti cazzi, il Suicide in 1080 è carino. Allora, cosa sto facendo? Sto andando a prendere la bandiera per... Oh, mi ero dimenticato dei bot, quanto cazzo sono forti, Cristo. Stiamo andando a prendere appunto la bandiera per farli setappare a questi bot del cazzo. Come ho detto già nelle regole, abbiamo 10 minuti per ittare 6 trick, che dovrebbero essere abbastanza, spero. E il giro sarà Velox, Ron, Tony. Sputtaniamo prima i due banani di cui vi devo raccontare ora una storia. Se mi uccidete mi fate un cazzo di piacere. Per favore mi uccidete. Uccidetemi! Allora, cosa dovete sapere di Ron e Velox? Che ci hanno messo 3 giorni a passarmi le verità imbarazzanti, perché hanno una vita così triste che non avevano storie da raccontarmi. C'ho proprio voglia di sputtanarli. Guarda, stanno tutti sotto. Però il colpo passa nei meandri dei buchi de culo di Asakira e di Sasha Grey. Insomma, non lo so. Se ho scoperto una cosa in questo videogame di merda è che per ittare non devi ricaricare, perché se no non va il colpo. Spariamo senza ricaricare, tipo dei ritardati. Scusate se andrò per dei trick. Ma oh, e andiamo subito Velox. Allora, momenti imbarazzanti nella mia vita, ti dico, non ne ho avuti così tanti, fortunatamente. Nel senso, non che io ricordi, magari li ho rimossi. Allora, che io ricordi, me ne sono venute in mente due. Una volta, la prima, è successa alle superiori, mi pare in prima. Nella mia scuola c'erano i bagni dei maschi, che erano in realtà due. Uno era un bagno per i disabili, per i maschi disabili, e uno era il bagno normale. Nella mia scuola, per qualche motivo che non ho ancora mai capito, il bagno vero dei maschi era chiuso ed era utilizzato dalle bidelle per mettere la loro cazzo di roba. E i maschi dovevano andare in quello dei disabili, non chiedermi perché, però era così. Fatto sta che un giorno deciso di andare in quello dei maschi vero, perché appunto quello dei disabili era chiuso. In quello dei maschi vero, però, il problema era che non c'erano le porte, non so perché. Quindi io mi sono messo lì, tranquillo, a urinare, fin quando non è entrata una bidella così e mi è passata davanti, mi ha visto e se n'è andata. In realtà non me ne è fregato neanche più di tanto, però comunque, cioè, potrebbe essere catalogabile come figura di merda, perché di fatto lo è, cioè. Mi sono messo a urinare in un posto dove non potevo e sono stato sgamato, diciamo. Quindi niente, questa è stata la prima, ma ripeto, non è che mi sia imbarazzato, anzi, cioè, me ne frega proprio un cazzo, però comunque. Allora, capiamo perché io faccio questa serie, perché sennò poi non si spiega. E io faccio questa serie per farvi rendere conto di chi cazzo seguite. Uno del genere, cioè, mi spaventa un po'. Ora noi dovremmo andare, senza creare drama alert, sotto il video ultimo di Velox e commentare bidella. Ora lo facciamo col coltellino alla Fails Bob Ovieri, perché mo, una certa, io sono sicuro, durante il video mi farà fare tipo 2 trick di fila. E così ti ci fa proprio sperare. Fino al midollo ti ci fa sperare. Ma poi oh, andiamo, dai di Ron. Ho levato le cuffie, che cazzo è successo? Il primo momento imbarazzante, questo forse è il più grande della mia vita, che ancora oggi mi ricorderò per sempre, e che forse qualcuno lo sa anche della gente che mi segue, perché l'avevo detto tipo anni fa. Ero piccolo, avevo tipo 10-13 anni, non lo so, ero molto piccolo, facevo tipo le medie. E durante l'estate siamo andati con tutti gli amici in montagna, con il centro giovanile, così. E durante le sere facciamo dei giochi. Io ho avuto la bellissima idea di mettermi a cantare la canzone di Dragon Ball, cioè Dragon Ball GT, davanti a comunque gli amici lì, già figura di merda e può bastare. Se non fosse che al ritorno hanno poi montato il videoclip di tutta la vacanza e l'hanno fatto vedere durante la festa del paese con tipo 300-400 persone lì, e io ero al centro di queste persone che guardavano, e tutti quanti sono girati a guardarmi mentre io cantavo Dragon Ball allo schermo. È stato qualcosa di abbastanza raccapricciante. Ciao, sono Ron e mi sputtano in un paesino cantando Dragon Ball GT. Non l'avevo mai sentita una cosa del genere, sono rimasto basito, vi giuro. Cosa fa? Cosa? Perché? 7 minuti per ittare 4 trick. Cioè, di norma è buono. Se non fosse Blur, lo SVU, che dovrebbe avere i colpi più dritti del mondo, con CPU ballistica e mira stabile, non ha un cazzo di colpo dritto. Ma che devo fa? Ma che devo fare per tal trick? Che cazzo devo fare?
Oh, alleluia, andiamo di Tony. Allora, la prima verità imbarazzante, anche se è una cosa di cui vado fierissimo, quando alle medie mi facevo addrizzare il pisello in classe, poi mettermelo in tasca e chiedere alle ragazze se mi prendevano una gomma dalla tasca. Era geniale, era una cosa assolutamente geniale. Adesso è un po' imbarazzante perché giustamente sono cresciuto, però è una cosa di cui vado fierissimo. Ok raga, parliamone seriamente. Se volete farlo, potete farlo. Se volete disiscrivervi da Stallions, fatelo, perché io sono rimasto veramente perplesso quando ho sentito queste cose. Cioè veramente passiamo da gente che se ne frega dei cazzi di fuori con le bidelle a gente che veramente se lo tira tranquillamente fuori. 4 minuti e 40 per 3 trick. Uno dice oh wow wow, figo, se la matematica non è un'opinione dovrebbe essere buono. No, non è buono per un cazzo. Oh, e andiamo, dai, passiamo di nuovo con Velox. La seconda è un giorno è andato a fare una spesa in farmacia. E dico, ero proprio bambino. E niente, c'era sto vecchio di merda che in pratica mi aveva accusato di averlo superato. Non so se era vero, mi aveva accusato di averlo superato. E si era messo proprio a rimproverarmi, quasi urlando, davanti a tutti. E minchia, c'ero rimasto tipo di merda, perché cioè, innanzitutto non lo sapevo. Cioè, non è stata una cosa voluta, se era veramente capitata. Poi c'è un bambino così davanti a tutti, nel senso, davanti a mille persone. E niente, sto vecchiaccio di merda poi alla fine è stato, diciamo, un pochettino calmato dalla tipa della farmacia e è finita lì. Però capito, lì, questa sì, questa fa una figura di merda, perché comunque anche se non avevo colpa sono proprio un imbarazzo per un sacco di persone. Quindi niente, questa è la mia seconda figura. Bella Velox, il signore delle bidelle e dei vecchietti impazziti. Bello, mi piace come titolo. 4 minuti per hittare due trick, ve sto a dire. Un trick ogni 2 minuti. Per favore, svu, che cazzo significhi? San Vennaro Unto. Sì, andiamo Ron. La seconda cosa imbarazzante, non ne ho trovate tantissime, insomma, perché fortunatamente mi è andata anche bene durante la mia esistenza. Oddio, qualcuna magari poi non posso dirla perché è da censurare. Un'altra che mi ricordo, eravamo alle medie a scuola, durante la lezione di scienze il prof ha iniziato a parlare dell'apparato circolatorio e io, che sono una persona molto suscettibile e influenzabile da aghi, sangue e tutte quelle cose lì molto mediche, ho chiesto poi, dato che mi girava un po' la testa, di uscire dalla classe. Sono rimasto fuori, la cosa non è migliorata tantissimo, anzi stava peggiorando, così nel rientrare in classe sono completamente svenuto e ho sbattuto la testa contro la porta che era aperta e quindi il prof si è visto un cadavere cadere e morire mentre la porta si stava chiudendo, perché la mia testata la stava facendo chiudere dall'esterno. Sono tutti corsi fuori, tipo tre classi a circondarmi dicendo cosa è successo, e abbastanza imbarazzante durante scuola, dai. Grazie Ron per aver condiviso con noi la tua storia di droga, sesso e sangue soprattutto. E ora abbiamo l'ultimo, cioè ce la faccio. Dai, non c'è più nessuno sotto. Si sono dati, sanno che è l'ultimo. Devo riprendere la bandiera, uccidetemi, dai. Uccidetemi, ritardati maledetti. Abbiamo 2 minuti e 50 per fare l'ultimo cazzo di trick. Non so neanche perché ci sto andando di XPR, perché non mi convince per un cazzo questa classe, però. Dai, per favore. La seconda. No, questa fa schifo al cazzo. Non va, la terza. E proviamo tutte. Un colpo solo, me lo fai andà? Uno. Un solo colpo, per favore. È una cosa incredibile. Le stiamo a cambiare tutte. E andiamo così. Sì, sputtaniamo anche Tony. L'ultima verità imbarazzante è che ci dovrebbe essere da qualche parte sparso nel mondo un mio video dove canto in De Panchine, però con un twist, perché alla fine, dopo il verso di Noize, mi levo le mutande e comincio a ballare nudo. Quella sera sì, non stavo benissimo, devo dire la verità, però spero non esca mai quel video, sinceramente. Ah, sono felicissimo, ragazzi, sono veramente felice. Allora, intanto stoppiamo la partita, così almeno ci si vede anche la geekcam, spero. Tipo, l'ho stoppata 38 minuti dopo. Ah no, ci si vede anche relativamente lenta, fa anche schifo, però non ce ne frega un cazzo. Doppio Semtex Cancel.
che abbiamo ucciso il tipo proprio sulla bandiera. Sì! Sono felice perché non mi devo sputtanare e sono felice perché li ho sputtanati tutti. Cioè, ragazzi, ora io, sinceramente parlando, per farvi un riassunto dell'episodio, è cazzo di fuori con Bitella, Dragon Ball GT in piazza. Quelle di Tony non le commento nemmeno perché non lo so. Poi Velox di nuovo che si va a attaccare a 6 anni con vecchietto. E Ron che casca in classe morto, come gli avessero veramente fatto una feed del cecchino quando stava negli Airflex. Di norma lo sapete quanto non chiedo tipo 2000 like. Però proviamoci, proviamoci, perché comunque è una collaborazione bellissima quella con Ron e anche con Velox. Se li volete ancora sul canale, 2000 mi piace. Mi raccomando, lasciate da subito il like. Come sempre, accertatevi di lasciarlo perché YouTube fa schifo. Quindi al cellulare vi dovete accertare di lasciarlo, se no non lo prendi. Ho pure slacciato i capelli per salutarvi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Dov'è il controller? Ah, devo lanciarlo qui. Bella sensazione. Ah, Dio, che bello. La scheda madre del controller dovrebbe proprio andare. Farsi foto. Ah.